Prego. Professore. Professore? C'è nessuno? Professore! A guardare il capello. Nella vita privata una volta ogni tanto uno me lo permetto anch'io. Ciao Laura. Ciao. Sei in anticipo stamattina? No caro, sono in ritardo da ieri sera. Vieni, ecco le ultime di Nera. Cos'è, la storia della tua vita? Oh Laura, io e te abbiamo molte cose in comune. Sì, il sindaco e gli assessori. Ciao! Sta zitta, sta buona, sta ferma, non ti muovere, non fiatare, fra un secondo sono da te, ho quasi finito. Sì, mio despota, sto zitta, sto buona, non mi muovo, sono la tua schiava. Eccolo qua! Ma che? È un cappello bianco, si invecchia, mio caro. Mm. Purtroppo. E mi rincresci, sai? Anche se devo dar ragione ai luoghi comuni, mia cara. Tu non ci crederai, ma... da quando ho superato i 5, le ragazze mi mordono con gli occhi. Ho capito, sei uno di quelli che finiscono così. Studente geloso uccide l'anziano rivale. Vabbè, comunque, il povero professor De Mari, se permetti, era un tantinello più stagionato di me, sui 50 minimo. Mm-hmm, sì, ma quanto affascino siamo sul piano della teen lover, con quel tanto di spiritualità che a te credimi. Però resta il fatto che il giovane ha sparato quando si è accorto che il professore gli aveva soffiato la ragazza. Cara mia, tu non ci vuoi credere. È il fascino della mezza età, il quarantenne seduce. E il ventenne spara. Mm. Mm. Scusi, signor direttore. Yeah. Vuole dare un'occhiata a questa roba? Mettila pure lì, sì. Me la guarderò stanotte. Sì, signor direttore. Certo, signor direttore. Grazie. Anzi, se vuole io posso anche darle una mano. No, no, apprezzo molto la sua buona volontà. Mariella? Eccola. Mi chiamano tutti Lella. Ah sì, Lella, che brava. E ce l'hai il fidanzato? Beh, più o meno. Non è che un ragazzino ha solo 20 anni. Chi non ce l'ha il fidanzato? È studente? Sì. Ecco, va pure, cara, va a casa se vuoi, mi arrangerò da solo stasera. E fai bene, chi fa da sé fa per tre e vive di più, perché anche le fidanzate gelose sparano. Allora,
Continuo a negare, non riesco a tirargli fuori niente. Va bene, brigadiere, ci penso io, vada pure. Sigaretta? No, grazie. Io ti capisco, sai. Al tuo posto, quando avevo 20 anni, chissà, innamorato, geloso, tradito. Un momento di aberrazione mentale può succedere a tutti. Come ti sei procurato alla rivoltella? Ma non è mia, l'ho trovata lì. Ma quante volte lo devo dire, sono innocente. Ma secondo te, che cosa ci faceva la tua fidanzata nello studio del professor De Mari? Lo sanno tutti. Lia era una delle migliori allieve del professore ed andava nello studio per aiutarlo nelle operazioni di restauro. Restauro? Sì, nel restauro di antiche pitture il professore era celebre in tutto il mondo. Era celebre, era affascinante e Lia si era innamorata di lui, non è così? No. Lia non era una ragazza leggera. Voleva bene a me. Dio mio, come andrà a finire tutta questa storia? Già, come andrà a finire? Ma cosa credi, che io ci goda a sbattere dentro la gente? Dammi un appiglio, uno spunto che possa permettermi di dimostrare che tu non c'entri e ti mando a casa di corsa. Più felice io di te. Comandi, signor commissario. Portalo via. Pronto? Ti va bene, passamelo. Sono Ferretti. Sono Alfeo Di Giannutri, direttore dei musei d'arte antica. Commissario, qui hanno rubato un quadro del Tiziano, la Madonna del Fagiano. Una perdita irreparabile, un valore immenso. E quando è successo? Tra la 1 e le 3, durante l'orario di chiusura, ce ne siamo accorti adesso. Non toccate niente, non fate avvicinare nessuno, vengo subito. Sensazionale colpo da 2 miliardi al Museo d'Arte Antica! Un Tiziano rubato al museo! La Madonna del Fagiano prende il volo! La tecnica del colpo nella sua semplicità è stata perfetta. È evidente che il ladro o i ladri si sono fatti chiudere nei locali del museo nell'intervallo del mezzogiorno. Proprio così, signor commissario. Zitta. E dato che il quadro era di modeste dimensioni, non si sono nemmeno preoccupati di toglierlo dalla cornice. L'hanno preso, hanno aperto la finestra e si sono calati giù per la condotta dell'acqua piovana fino al sottostante terrazzino. È tutto qui. E come intendete procedere? Signori, per il momento non posso fare dichiarazioni. Buonasera. Buonasera, commissario. Ah, Conte, noi ci sentiamo più tardi. Sì, grazie, commissario. Buonasera. Scusi, signor Conte, io non capisco una cosa. Come mai con tante opere d'arte che ci sono qui hanno preso soltanto quella? Ma cosa volete che vi dica? Per me o sono stati disturbati o hanno rubato su ordinazione. Ma questo quadro non era già stato trafugato una volta? Sì, durante la guerra, quando si trovava ancora nella cripta ossario del convento dei frati Cappuccini. Ah, sì, sì, mi ricordo, fu quando i tedeschi portarono al nord delle opere d'arte di un certo valore. Un certo valore? Pensi che oggi come oggi il nostro quadro potrebbe benissimo essere valutato sui 2 miliardi? 2 miliardi? Sì, questa è la stima. Benché fortunatamente un'opera del genere è praticamente invendibile, è troppo famosa, è catalogata, fotografata. Anche noi, alla fine della guerra, l'abbiamo ritrovato subito. E dove? Ad Affelbauer, un castello del Basso Tirolo. Sono stato proprio io a ritrovare la Madonna del Fagiano. Beh, adesso, se permettono, io devo stendere la denuncia. Prego. Buonasera. 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 Adesso sono io che non capisco una cosa. Dimmi. Niente, che è piuttosto insolito che il direttore di un giornale si scomodi, come hai fatto tu oggi, per un pezzo di cronaca nera. Perché mi hai seguita? Ti ho seguita perché sono innamorato di te. Perché ti voglio bene. Oh, Carlo. Ti ho seguito perché tu hai la tendenza a strafare e io non mi fido di te. E io ti odio. E io mi rassegno. E io ti lascio per sempre. E io me ne faccio una ragione.
Sei un mostro di aridità. Sei una creatura infida. Sei un piccolo uomo, sei... sei un coniglio. Ma... Così invece della Madonna col fagiano ci avremo la giornalista col coniglio. Con permesso. Ecco, questo è l'annale del 1748. Fu padre Venanzio da Vimercate, priore in quegli anni, che fece trasferire il quadro dalla cappella del convento alla cripta. Ma lei, padre, se lo ricorda bene? Chi? Il priore? No, è in paradiso da due secoli. Un priore simpatico e ancora ricordato perché nel 1741 istituì le frittelle, vuoi di mele, vuoi di riso, per tutti i fraticelli il giovedì grasso. E c'è anche uno statuto apposito, se vuole glielo prendo. No, no, padre, lasci perdere le frittelle, mi interessa il quadro. Da quanto tempo non è più qui? Dunque, era il 1943, la novena di Natale. Eravamo in coro per cantare il mattutino quando arrivarono i tedeschi, che avevano delle carte scritte e dei fucili carichi, e dissero che dovevamo consegnare il quadro per salvarlo. E pensare che nei sotterranei si sarebbe salvato benissimo da solo. Una rapina a mano armata. Ma c'è ancora una cosa che non capisco. Perché tanti anni fa hanno pensato di trasferire il quadro dalla cappella alla cripta? Ah, è una cosa lunga, roba di teologia morale. Io non la so, io non canto messa, ma c'è tutto qui nel libro. Grazie, padre. Io, padre Venanzio da Vimercate, superiore di questo convento, dispongo a ciò che il quadro dell'illustre maestro Tiziano Vecellio, denominato Nostra Signora del Fagiano, venga rimosso dalla cappella dei Santissimi Apostoli e portato nella cripta ossaria per lo seguente motivo. Ma qui hanno strappato un foglio. Già! Per la somma di codesti motivi dichiaro il quadro di soggetto profano et non adatto alle venerazioni dei fedeli. Che ha seminato di bello, padre? Niente. E allora che cosa annaffia? La terra, bambina mia, la terra, perché vedi, e le vie del Signore sono infinite, e un giorno o l'altro un seme può anche arrivare e deve trovare la terra pronta per accoglierlo. Certo, giusto. Ma lei cosa vuole? Vorrei sapere chi ha strappato quel foglio da quell'annale del 1748. E come facciamo a saperlo? Qui c'è gente che va, gente che viene, e c'è anche chi studia su quelle cose, quelli che le capiscono. Magari quel foglio gli serviva. Ma è un foglio dell'annale, padre. E cosa vuole che sia un foglio in confronto all'eternità? A proposito di eternità, dov'è la cripta ossario? Ecco, vede quella porta là in fondo? Sì. Venga, 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 le faccio vedere, eh? Io non l'accompagno, lei mi capisce, alla mia età il passo sarebbe troppo breve. Ecco, questa scalinata conduce nel sotterraneo. Grazie, padre. E faccia attenzione, sono 50 scalini. E anche un po' consumati. Grazie, padre. Thank you.
Madonna del Fagiano era lì. Oh, mamma, ma lei chi è? Non si spaventi, sono semplicemente un innamorato di tutte le cose belle. Ma di qua, al suo paese gli innamorati vanno per catacombe a spaventare la gente? Pardon, non pensavo di trovare qui una così gentile persona. Anche lei interessata alla misteriosa sparizione? E lei? Giusta domanda. Sì, sono interessato, molto. E lei chi sarebbe? Giusto rilievo alla mia dimenticanza. Permette? Barone Erich von Kreuter und von Apfelbauer. Mi spiace, ma io sono soltanto Laura Storm, giornalista. Ah, giornalista. E allora, per ricompensarlo dello spavento, desidero offrirle una primizia, si dice così? Ma quale primizia? Io sono l'uomo che nel 1943 salvò quel quadro. Ah, lei era uno di quelli che salvavano le opere d'arte italiane portandole in Germania. Esattamente. Insomma, nel 43 l'ha rubato lei per la prima volta quel quadro. Non rubato. Quando si ruba in divisa, si salva. E l'ha salvato anche questa volta? Oh no, sono in borghese. Io ho riportato quel quadro in Italia nel 46 per ordine del mio nuovo comando. E da allora è rimasto a ronzargli attorno? No, no, io vado, vengo, compro e vendo come un piccolo borghese opere d'arte vere, quasi vere, false. Ah, e le rende? Oh sì. Molto più di una piccola pensione di ex capitano della Wehrmacht. Io non amo le piccole pensioni da ex capitano della Wehrmacht. Bene, tutto sommato è stato un felice incontro. Penso che scriverò uno di quei bei pezzi cardiaci che piacciono tanto al mio gorillone. Bitte? Ah, il mio direttore. Laura Storm incontra in una cripta ossario l'ex ufficiale tedesco che per primo rubò la Madonna del Fagiano. No, questo no. E questo è giornalismo vecchio, di maniera. Ah, ma il pubblico lo succhia come un lecca-lecca, sa. Può darsi, ma se lei non scrive quest'articolo, non subito almeno, io posso dare a lei un altro lecca-lecca. 10 lecca-lecca. Mi sta proponendo un affare? Sì, il silenzio di oggi contro le notizie di domani. D'accordo, ma a patto che lei mi dica esattamente che cosa vuole, cosa cerca e che cosa ci fa qui. Domanda legittima. Vede, se un quadro del Tiziano emigra e finisce, non saprei, nella villa di un commerciante di perle di Hong Kong, o di un fortunato cercatore di diamanti del Venezuela, un certo giro, il mio giro lo sa, o almeno dovrebbe saperlo, perché il delicato equilibrio dei prezzi delle opere d'arte clandestine subisce sensibili variazioni. Ho capito, lei sta svolgendo indagini private, personali. Come lei? Come me? D'accordo, starò zitta per ora. E accetto il nuovo asse Laura Storm, Erich von Krauti. Von Kreuter, prego. Bellissima quest'idea delle asse. La racconterò ai miei amici. Grazie. Barone Erich von Kreuter und von Apfelbauer. Direi proprio di no. Un tipo simile non si dimentica. Guardi un po' questa. Nemmeno vestito così? Un momento. Mi faccia pensare. Ma sì. Sì, 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 certo, certo che l'ho già visto. Ma dove? Forse nel castello di Apfelbauer. Esatto. Adesso ricordo. È stato quando facevo parte della commissione incaricata per il recupero delle opere trafugate dai tedeschi. Sì, ha un intenditore, senz'altro. È stato proprio lui a riportare in Italia con noi i quadri ritrovati. Strano.
Invece a me risulta che fu uno di quelli che li portò via. Scherzi del destino, commissario. Cambiato il direttore d'orchestra, i suonatori sono rimasti gli stessi. Il nome però non lo ricordo. Cosa vuole? Sono passati 20 anni. Il nome glielo dico io. Erik von Kreuter. Ah, sì, sì, mi pare. Ma cosa c'entra adesso questo signore? Ah, forse non c'entra. Però il nostro Erik è tornato a galla proprio in questi giorni, quando è sparito il Tiziano. E questo mi preoccupa, perché è uno dei più grossi trafficanti d'arte antica che esistano in Europa. Ma allora, se è così, potete fermarlo, interrogarlo. E con quale scusa? È un cittadino straniero. E perfino l'Interpol, che lo sorveglia da anni, non ha mai potuto coglierlo in fallo. A pensarci bene, mi viene un'idea. Forse è un'ottima idea, ma non vorrei rubarle il mestiere, commissario. No, no, rubi, rubi, non si faccia scrupoli. L'arma con la quale è stato ucciso il professor Denari non è una pistola tedesca, è un'arma in dotazione alla Wehrmacht. Lei non mi sta rubando niente, caro Conte. Queste coincidenze valgono solo nei libri gialli. Sì, ma c'è un'altra coincidenza che lei probabilmente ignora. Ecco, legga qui. Trote e salmoni. Perché non me l'ha detto subito? Cosa vuole, commissario? Lì per lì, nell'emozione della scoperta del furto, me ne ero proprio scordato, lo ammetto. Come un imbecille. Appunto. Sì, signor questore. Ho qui la notizia che la Madonna del Fagiano è stata restaurata pochi giorni fa dal professor Damari. E questo cambia completamente la fisionomia delle indagini. La posizione dello studente incriminato può variare notevolmente. Sì, signor questore. Va bene, va bene. Ci vediamo domani. Va bene. Buonanotte. Ma di chi stai parlando, pa? Sempre di quel poveretto che vi sforzate di incolpare di omicidio? Sì, perché? Ma perché con quella faccia lì non può aver ammazzato nessuno. Lo dici tu? Figurati. Ci vuole tanto a voi capelloni. Certo che ci vuole tanto, non siamo mica scemi, sai. Ah, non siete scemi, appunto. Beh, senti un po', la Titti, la tua, diciamo, fiamma giovanile, prende sempre lezione di matematica? Puoi capire, imbranata com'è. Bene, ora seguimi. Dove vai? Ti seguo. No, nel discorso. Tu un giorno, per combinazione, passi e vai nello studio del professore di matematica al pomeriggio. E che cosa trovi? E che cosa trovo? La Titti abbracciata al professore. E chi te l'ha detto? Te lo dico io. Dico, supponiamo... Chiamo i miei amici, così ci facciamo 4 risate. Sai che scena? No, Stefano, tu ora dici così perché sai che non è vero. Ma impulsivo come sei, saresti capace di fare chissà che cosa. Beh, certo, la cosa non finirebbe lì, eh? Ecco, vedi? Vedi? Beh, su, sentiamo, avanti. Cosa faresti? Farei la storta al professore. O scuccio il deca settimanale o dico tutto a sua moglie. Che si farebbe una bella risata. Sul cadavere ancora caldo del marito. Ma la conosci tu, la signora Pallottini? Chi? La moglie del professore? No. Beh, pensa a un incrocio fra Mazzinghi e Benvenuti, ma molto meno femminile e molto meno bello. E poi mena, papà, se mena. E quello paga, paga come una banca. Ah, quello paga. Bella morale. E perché non mi dici che la Titti ce la manderesti apposta per incastrarlo? Un momento, pa. A parlare della Titti sei stato tu, eh? Comunque, grazie. Beh, adesso cosa fai? Telefono alla Titti, mi hai dato un'idea da niente? Ma, Stefano! Bada, sai che... Papà, stai tranquillo. Se l'affare va in porto, la tua percentuale come basista non te la leva nessuno. Plutone agli inferi. Datemi il cappello. Il cappello! Papà, dove vai? Esco. Esco! Per non arrestarti. Thank you.
Buonasera. Complimenti, signorina. Ma le faccio osservare che la guerra è finita nel 45, senza contare che questo è casa mia. E adesso cosa fa? Vuole spararmi? No, voglio essere sicura che lei non spari a me. Ha la mia parola. Quando è così? Io credo di sapere perché lei è qui venuta. E siccome mi è simpatica, la voglio aiutare. Lei cerca la pagina 125 dell'annale del convento, vero? Sì, e sono convinta che sia stato lei a portarla via. Potrei anche dirle che volevo farlo, ma devo aggiungere che purtroppo qualcuno mi ha preceduto, come è successo a lei. Magda, vuoi servire un whisky alla nostra ospite? Subito. Lo vuole liscio o con un po' di stricnina? Sbaglio, ma non le sono troppo simpatiche. Ma cosa dice? Io l'adoro. Invece di punzecchiarvi, sarebbe meglio che vi presentaste. Questa è Magda, la mia segretaria. E la signorina è una giornalista. Laura Storm. Allora, va bene liscio? Grazie, penso di averne bisogno. Tornando a quel foglio, perché secondo lei lo hanno rubato? Perché evidentemente conteneva notizie sufficienti ad autenticare, ove occorresse, il quadro trafugato. Lei capisce che il ladro non va certo a farselo autenticare in un museo. Già. Ma dove si può vendere un quadro del genere? In qualsiasi paese dove l'Interpol non possa ficcare il naso. Da Cuba al Venezuela. Oltre Cortina, in Estremo Oriente. Capisco, ma il problema è come farcelo arrivare in quei posti. Come si vede che lei è nuova dell'ambiente, i trucchi sono molti. Vuol vederne uno semplice ma molto efficace? Con piacere. Lo vede questo? È un vecchio cannocchiale da marina dell'Ottocento. Un articolo d'amatore di cui però un signore anziano come me può anche servirsi. Ma faccia attenzione. Oh, guarda, guarda, guarda. Conosce questo soggetto? Ma questa è la Madonna del Fagiano. Magnifico lavoro, non le pare? Magnifico! Ma se fate una mossa non avrete tempo di pentirvene. I desideri di una donna sono ordini. Ma scusi, possiamo sedere? Fate, fate pure, ma niente scherzi. Sì, ah, dimmi. Il quadro. Anche il ladro? Aspetta che veniamo su. Ah, dammi l'indirizzo. Momento, eh. Com'è? Vabbè, non ti muovere di lì, veniamo subito.
Ciao. Michelino. Pronto, capo. Svegliati, macchina, flash, giù di corsa. Sì. Laura ha ritrovato il fagiano. Ha ritrovato la Madonna del fagiano. Ok, capo. Stefano! Accidenti, neanche una Jeep libera, andiamo, su! Ok, capo, mettiti questo, il casco della tinta. Che cosa sono queste buffonate? Dai, mettilo, pa, e spera in Dio. Sai cosa vuol dire questo? Ah, sì, uso esterno. Aspetta, aspetta! In che incarpione non mi entra! Ecco, andiamo, su, forza! E dopo questi tre furti alla Galleria degli Uffizi, che cosa è successo? Beh, c'è stata la mia famosa visita al Palazzo Giustiniani a Venezia e sempre a Venezia ho prelevato nella stessa notte due Tintoretto, un Canaletto e un Tiziano. Quello che lei ha rubato si potrebbero allestire tre musei. Ma andiamo avanti, e poi? E poi sarà meglio che continui io, visto che sono qui in veste ufficiale. Vedo, vedo, commissario. Cos'è il nuovo copricapo della volante? Pardon. Commissario, sono qua. Buonasera. Buonasera. Oh, abbiamo anche il direttore dei musei. Vorrei alzarmi in piedi, ma non so se mi è consentito. No, lasciamo da parte i convenevoli. E quello il quadro? Direi proprio di sì, commissario. È bello, vero? Ma c'è anche lei, Ste. Cambiano i tempi, ma la storia si ripete. Prego. Bellissimo. Certo. Permette? Prego. Ah, sì. Sì, la tela è dell'epoca. Il lavoro accurato, tecnicamente perfetto. Persino l'invecchiamento è pregevole. Invecchiamento? Come sarebbe a dire? Sarebbe a dire che questa è un'ottima copia. Un momento, quale copia? Questa è una bellissima imitazione del quadro rubato. Ah, perché non è... Non è... Non è... Beh, comunque questo signore ha rubato un mucchio di quadri e l'ha confessato. Ecco l'elenco. Lucci e Carpe, vuol controllare lei? Ah, sì, sì. Sì, è un bel bottino, non c'è che dire. È l'elenco dei quadri che questo signore ha, diciamo, portato in salvo dal 43 alla fine del 44. Per l'esattezza, fino al febbraio del 45. Ma visto che si parla del mio operato, permette che mi presenti. Non occorre, la conosciamo già. Lei è Erich von Troicker. Ma allora queste cose sono successe al tempo della guerra. Ma perché non me l'ha detto prima? Perché non me l'ha chiesto. Appunto. Signorina Laura Perucchetti, siamo alle solite. Bontà sua, forse avrò l'alto onore di conoscere personalmente l'ambasciatore di Germania. Signor von Kreuter, devo informarla che è nel suo diritto sporgere querela contro la signorina. Ma un gentiluomo tedesco non è mai insensibile al fascino di una bella donna. E qui se fossimo al cinema incomincerebbero i violini. Vogliamo sdrammatizzare questa situazione, signor commissario. Questi signori e la signorina sono stati invitati da me. Diciamo che c'è stato un equivoco in perfetta buona fede. A questo punto vorrei chiedere io una cortesia. Signori, qui se la notizia del doloroso equivoco trapela, la reputazione del mio giornale è finita. Ma io sono certo che qui ci troviamo fra gentiluomini. Non è vero? Dato i fatti, non mi sembra che ci siano dubbi in proposito. Pronto? Pronto, parlo col dottor Marchi, direttore della Gazzetta del Mattino.
Senta, sono il figlio del commissario Ferretti. Ho per le mani una notizia. Laura Storm ha preso un granchio! Ritrovato il quadro da Laura Storm! Ma è una gabbia! Laura Storm e Carlo Steni hanno le visioni! Hai capito? Laura Storm e Carlo Steni hanno le visioni. Qualcuno ha parlato, ma io l'ammazzo. Così leggeranno testate come questa: Carlo Steni assassino. Ma credi che ne valga la pena? Ma non capisci che il giornale è screditato? Che possiamo cambiare mestiere e andare a zappare la terra? Chi è stato? Io no, è evidente. Eh già, Michelino, eppure, L'ho giurato. L'ha giurato? È il mio povero giornale! Ecco, il tuo giornale, non la tua fidanzata, il tuo giornale. No, tu non ami me, tu ami questi quattro fogli sporchi d'inchiostro e puzzolenti di petrolio. Sì, 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 è vero, li amo, li amo. Ma non lo capisci che la colpa di tutto questo imbroglio è tua? Non lo sai che questo una volta era un giornale serio? Lo so, e poi hanno fatto direttore te. Poi hanno fatto direttore me. Fango, fango, solo fango sulla sua memoria, povera bambina. Questo sapete fare voi per vendere più giornali e basta. Lia non era l'amante del suo professore e Mario non ha ucciso, ne sono sicura. E tantomeno ha ucciso per gelosia, gelosia, ma che ne sapete voi giornalisti del cuore di due giovani che si amano, dei loro pensieri, le loro speranze. Siamo esseri umani anche noi. Ma i pensieri e le speranze non fanno vendere i giornali, gli scandali, oh, quelli sì, tanti. Signora, io capisco perfettamente il suo dolore, ma le ripeto che io sono qui per aiutarla, possibilmente. Aiutare? Ma se sono arrivati qui come una muta di cani, giornalisti, fotografi, e tutti dicevano che mi volevano aiutare, e intanto frugavano nei cassetti in caccia di fotografie. Uno era riuscito perfino a mettere le mani sul diario di Lia. Gliel'ho strappato di mano. Ah no, il diario no, neanche alla polizia l'ho fatto vedere. Ma perché sua figlia teneva un diario? Non me lo chieda, non glielo faccio vedere. Come vuole, ma si ricordi che qualsiasi indizio può servire. Per esempio, adesso c'è un fatto nuovo. Un fatto nuovo? E quale? È comparso sulla scena un ex ufficiale tedesco. Ma la pistola era tedesca! L'ho letto sui giornali! Si calmi, la prego. Ora, il commissario Ferretti tende a collegare i due avvenimenti. Sì. La morte del professore e di sua figlia e la sparizione del quadro. Che Dio lo benedica! Certo, è così, ne sono sicura. Perché Lia era l'allieva più brava del professor De Mari. Lui la chiamava sempre quando c'era un'opera di valore da restaurare e... E qui. Il diario? Lei è ancora la mamma? Sì, certo. E allora mi giuri sulla testa di sua madre che non si servirà di quello che sta per leggere contro la mia bambina. Sì, signora, glielo giuro. Oggi abbiamo iniziato il restauro della Madonna del Fagiano. Ci attendeva un'incredibile sorpresa. Il quadro ha due volti. Non scrivo altro perché il professore mi ha legata al vincolo del segreto. La cosa resterà tra noi tre. È importante, è vero? Ah, certo. Una frase soprattutto.
la cosa resterà tra noi tre. Ma chi può essere il terzo? Ma è Mario, senza dubbio. Andava a prendere Lia allo studio ogni giorno, anche il professore gli voleva bene. I due ragazzi si dicevano tutto. Ma se l'assassino è lo stesso che ha rubato il quadro, allora Mario è innocente, perché al momento del furto era in prigione. È vero, era già in prigione. Sì, sì, era già stato arrestato. Glielo dica al commissario, glielo dica subito e gli porti il diario. Oh, vuole che glielo porti io? No, non subito. Aspettiamo. Prima dobbiamo sapere chi è la terza persona che conosce il segreto di due volti del quadro. Ma è Mario, gliel'ho detto. Gliel'ho detto, lei è giornalista e può entrare dappertutto. E perché non va da lui a domandarglielo? Ma perché la legge non consente visite agli indiziati durante la fase istruttoria. E allora? E allora, per il momento, non parli con nessuno. Con nessuno, ha capito? Del diario e di quella frase. Il modo di parlare con Mario, forse lo trovo lo stesso. Sì, casa Ferretti. Attenda. È per lei, dottore. Ah, grazie. Pronto? Sì, sono io. Come dice? No, io non ho ordinato nessuna 500 elaborata. Guardi che qui c'è un equivoco. È per me, papà. Eh? Pronto? Sì, sì, Ferretti Stefano, sono io. No, non si preoccupi, mio padre fa sempre così. Forse è colpa dell'arteriosclerosi. È pronta. Tra un'ora sono lì. Salve. E cosa sarebbe questa faccenda della 500 elaborata? Beh, è una faccenda con la testata abbassata, gli indotti cromati e una marmitta speciale che ti spara i 140 come ridere. È una bomba, morte. Oh, morderà, non dico di no. Ma si può sapere chi l'ha ordinata? Io, con i miei soldi. Tu guadagni dei quattrini? E da quando? Da quando faccio il giornalista. Ah, perché tu... Collaboro a vari giornali. Ma se hai quattro in italiano... E cosa c'entra? Anche Einstein era ragioniere. Ma una notizia come quella di ieri sera, tre giornali, fa 200, che sarebbero poi l'anticipo per la macchina. Allora sei stato tu! Mascalzone! Non è possibile. Io scaldo un serpe in seno. Quante esse, papà? Sculapio, frenami! Io ho allattato una spia! Io ho allattato una spia? È un bel titolo per un thriller. Sì, ma ho sbagliato. Dovevo dire... Io ho concepito un delinquente. Ottimo titolo per un dramma familiare. Dimmi, Michelino, cosa c'è? Dove sei? Sono a Portochiaro. Ho seguito il tedesco. Aveva un appuntamento con un certo John Martin. Cerca di sapere chi è. Già fatto, è un americano. Dicono che sia un grosso petroliere. Comunque è uno che è qui per roba d'antiquariato. E tu per telefonarmi li hai lasciati perdere? Non aver paura che non scappano. Sono ancora a bordo tutte e due. Hai detto a bordo? Sì, a bordo dello Shark, lo yacht dell'americano. Vedessi che roba. Accidenti, ma quelli se la squagliano via mare. E cosa posso farci? Fermali! E come? Me lo dai tu un siluro? Ti do un'idea che è ancora più efficace, sta a sentire. Telefona alla capitaneria di porto dicendo che sei stato a bordo dello yacht e che ti sei preso un'influenza da virus del tipo B. Poi da un nome falso e sgancia. Ok, capo, ho già la febbre. Senti, Michelino, dimenticavo, suoni sempre la chitarra? Sì, nelle mie lunghe notti solitarie, lontano da te. Vuoi che stasera ti venga a fare la serenata? Sì, sì, ma devi essere sotto il mio portone alle 9 precise. Ci sarò, fata. Verrò sulle ali della canzone. Ciao. Thank you.
Questo è il punto strategico. State sicuri che di qua ci sentiranno. Prego, da questa parte. Accomodate. Beh, e allora quando cominciamo? Amica mia, voi mi dovete capire, io prima di espormi a rischio vorrebbe il pagamento anticipato, sempre secondo le tariffe sindacali vigenti, si intende? Insomma, quanto le dobbiamo dare per questo messaggio? Dottore mio, dipende. Dipende da che? Dipende, se è palombella semplice fa 5.000, se è palombella espresso con risposta pagata, un rischio più grosso fa 15.000. 15.000 mi sembra un po' esagerato, no? Signorina mia bella, voi mi mortificate, io non ci guadagno sopra niente, ma sono i corrispondenti che costano i persuasori. I persuasori? Già, i persuasori. Quello alle volte il ragazzo non vuole parlare e allora bisogna vincere la timidezza. Ci vuole quello che lo piglia schiaffoni, quello che lo fa stare zitto, quello che canta per coprire il trambusto, non so se mi spiego. Si spiega benissimo, dai, mi è venuto il crampo del suonatore. Beh, vabbè, basta così, ecco. Eccolo le 15.000 lire. Grazie. Signori, siete un babà, siete uno zucchero e mo' lo faccio sentire come canta Cicillo Consumè. Attacca, professore. Ero... Compagni dietro il muro carcerario, parlate con Guaglione Sarpimario, parlate con Guaglione Sarpimario. Spiateci lo quadro da Madonna, po quale fu accisa la sua donna, po quale fu accisa la sua donna. Sto quadro c'è un segreto ben celato, entre questo segreto hanno giurato, entre questo segreto hanno giurato, il professore è morto.